In vista della prossima stagione estiva, il presidente del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino, ha specificato ai nostri microfoni quali misure l'ente parco intende adottare per prevenire l'origine di incendi che lo scorso anno hanno devastato più aree del territorio cilentano. Inoltre Pellegrino sottolinea che sono da condannare quei delinquenti che pensano di attentare il nostro territorio. Ma noi abbiamo fatto una serie di riunioni, una serie di incontri al Ministero, una serie di incontri con i Vigili del Fuoco, di incontri con i carabinieri forestali ai quali compete la prevenzione, i vigili del fuoco invece compete l'intervento, stiamo lavorando anche alla definizione di un protocollo, stiamo cercando di, abbiamo o meglio sottolineato e al Ministero e alla Regione e chiaramente ai vigili del fuoco quelle che sono le problematiche che emerse soprattutto l'anno scorso, che è stato un anno abbastanza complesso. Noi ci auguriamo di avere delle risposte, innanzitutto abbiamo chiesto, essendo la nostra un'area protetta ed è un'area protetta stabilita da una legge nazionale, se l'area è protetta ed è protetta per il pregio ambientale, per il pregio naturalistico, gli incendi rappresentano la prima minaccia per il nostro territorio e c'è bisogno di misure straordinarie per l'area protetta. Ecco perché abbiamo chiesto dei mezzi dedicati, dei mezzi aerei dedicati al nostro territorio. Abbiamo chiesto delle postazioni più vicine per i mezzi aerei, tipo Ponte Cagnano o anche da noi alla base di Cendola per l'elicottero. Diciamo che stiamo lavorando avendo sottolineato e richiesto soprattutto, ho evidenziato quelle che sono le problematiche e come risolverle, avendo i DOS sul territorio del parco, non come è successo l'anno scorso che dovevano venire da Salerno, riattivando la centrale di Vallo della Lucania che in questo momento non è prevista dal programma della Regione Campania e che questo è che commetterebbe un gravissimo errore alla Regione a non inserire la nostra centrale operativa, dove il parco ha fatto un investimento importante in termini di tecnologia, mettendo a disposizione del territorio più di 80 telecamere per l'avvistamento precoce degli incendi. Diciamo che oggi c'è bisogno di una serie di azioni e questo è quello che noi stiamo facendo, anche perché purtroppo tante scelte non le possiamo fare noi, non ne abbiamo noi la possibilità di farle, e quindi nella interazione del parco con il Ministero, con la Regione alla quale sono affidate una serie di scelte importanti e strategiche, noi ci auguriamo che vengano raccolte le nostre istanze e vengano quindi prese in considerazione per cercare di fronteggiare al meglio questa stagione estiva, fermo restando che vanno condannati quei delinquenti che pensano di attentare il nostro territorio. Mi auguro che prima o poi ci possano essere anche delle condanne esemplari per chi distrugge il territorio, perché a mio avviso quello è un vero e proprio omicidio quando si distruggono ettari della nostra pregiatissima macchina di